Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come avrete già immaginato e letto dal titolo, sto per farmi i capelli, come ve l'avevo già in realtà anticipato. Ansia. Sto per fare qualcosa che mi ero detto che non avrei mai più rifatto, ed ebbene eccoci di nuovo qua, nelle strane contraddizioni di Alice, in un nuovo episodio. Sto per fare di nuovo gli splitter, quindi metà di un colore e metà di un altro. In realtà già un po' ve l'avevo anticipato perché ho detto che li rivolevo splitter, ma che avrei fatti gialli e arancioni. Ebbene, non è così, nel senso che sì, io giallo e giallo e penso utilizzerò quello di Lunar Tides perché ne ho ancora un bel po'. Dall'altro lato non sarà arancione, ma voglio sembrare un'ape, mi piace contraddirmi sempre di più, li farò neri. Sì, di nuovo. No, niente tinte con ammoniaca, niente tinte del supermercato per evitare di rimanere nuovo calda. Sì, ho tagliato i nuovi capelli perché appunto di qua poverini sono ancora belli un po' sofferenti, quindi voglio che crescano lentamente nella loro senza toccarli troppo, però ovviamente li ho tagliati anche di qua un po' per pareggiare. Sono storti, lo so, non rompete nei commenti, va più che bene così. E nulla, la tinta che sto per utilizzare per il nero sono quelle di Overton. Overton come brand, ve l'avevo già presentato in un altro video, è un brand americano. Li ringrazio perché me l'hanno inviato loro, io li amo. Visto che me l'avete chiesto, Overton momentaneamente non vende in Italia, ma soltanto in America. E quindi loro mi hanno contattato per chiedermi che altri colori vorresti provare. Io appunto ho detto, let's try. Perché Overton praticamente ha delle tinte tipo quelle classiche, ovviamente sempre in versione balsamo, tra l'altro guardate come è scura, sempre in versione balsamo, vegano e cruelty free, quindi non hanno ammoniaca, sono sempre appunto vegetali, quindi dovrebbero comunque riparare il capello. Andrò a diluirli comunque con anche il loro balsamo, perché mi hanno inviato anche il balsamo che tanto è bello pigmentato, per una questione di sprecarlo il meno possibile. E andrò a fare questa parte un po' più sofferente, così da curarli il più possibile. Ho fatto dei bagni di Deco per andare a schiarire anche lì quanto più possibile l'azzurro, ma è molto difficile. In realtà adesso sono, vabbè, in videocamera sembrano più azzurri di quelli che sono in realtà, perché sono tipo pastellissimi, quasi bianchi, ma vabbè, sì, sembrano strasecchi, ma in realtà semplicemente, vabbè, ho fatto la Deco 2 giorni fa, semplicemente oggi li ho lavati e non ho messo il balsamo, perché il balsamo ho paura che non mi faccia prendere bene la tinta. È possibile, molto possibile, che rimarranno con un riflesso tipo lime. Ovviamente sulle ricrescite poi ogni volta andrò a fare soltanto il giallo, anche perché fino a qua sono praticamente bianchi, in realtà non si nota, ma sono praticamente bianchi. E ovviamente il ciuffo che era rosa è bianchissimo. E nulla, vado. Oh no, cazzo, ho della tinta nera in fronte adesso. Sì, salutate tutti, Gianfranco, il mio brufolone. Nulla, andrò appunto a fare la tinta con le Overton e dall'altro lato appunto il giallino. Spero, in realtà questa tinta qua dovrà durarmi per un bel po'. Ho controllato perché molti blu, tipo quello il Transylvania, se non sbaglio di Arctic Fox, swatchato, ha una grande percentuale di blu e lo si vede anche quando loro fanno i mix con Transylvania per renderlo tipo blue jeans come tinta, lo diluiscono molto e diventa blu. Io non lo voglio blu, infatti ho sperato che loro, come si vede anche da qua, è tipo un marrone scuro e, come riflesso, il che va benissimo perché più è caldo, ovviamente più spegne l'azzurro, meno dovrebbe notarsi, cioè piuttosto diventa castano se si schiarisce. Io spero, spero, spero che diventi bello nero, però appunto. Oh, no, 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 no. Ho appena letteralmente rovesciato un chilo di tinta sul giornale. Sono un danno oggi più del solito. Ho pure sbagliato coppetta. Quanto fa schifo la mia vita, perché era ieri Blue Monday e oggi è una vita di merda lo stesso. Comunque, e volevo dirvi che nessuno, nessuno, nessuno ha indovinato ancora il colore su nessun social, nessuna piattaforma e ve l'ho fatta. No, vabbè, tranne mia sorella, un sondaggio che ha risposto giallo e nero. Loli, Irene, sei simpaticissima. Sto cercando di recuperare la tinta del giornale se sparisco a momenti, cioè sono tipo un po' buggata, è per questo. Comunque nulla. Vedrete ovviamente come sempre il processo di applicazione. In realtà, siccome mi hai fatto un sacco di domande su come tratto i capelli, via dicendo, vi consiglio, per favore, no scherzo, vi consiglio, cioè se siete così curiosi, siccome non ho molto tempo di registrare dei video con la mia hair care
qua su YouTube. Purtroppo al momento è un po' così la situa, però come vedete sto cercando di essere più attiva possibile. Appunto, ah sì, vi dicevo, vi consiglio di scaricarvi TikTok, perché appunto lì sono molto più attiva. Tra l'altro sono super felice, abbiamo fatto 56.000 follower e io sono tipo super super extra proud. Ho macchiato tutto a partire dalle mie mani a tutto il vasetto, grande Alice. Di seguirmi lì, appunto, perché lì sono molto più attiva, ma soprattutto ogni tanto, siccome lì c'è la possibilità di fare mini video, quindi ho il tempo di poterli fare, ho fatto dei mini video da un minuto in cui parlo a spezzoni di come tratto i capelli, cosa utilizzo per la deco, cosa sto utilizzando adesso come prodotti per recuperare il capello rovinato, slash... oggi non è proprio veramente la giornata per tingersi. Questa cosa mi sta facendo capire che succederà probabilmente un bordello. Ok, aggiungo un po' del balsamo, tanto ha la stessa consistenza. Oh, bello, mi piace. E aggiungo un pelino. No, non aggiungo il balsamo normale. No, né ora lo lascio intenso, non lo mischio assolutamente a nulla per evitare di schiarirlo troppo. E nulla, stiamo prendendo un sacco di tempo incavolate. Appunto, scaricatevi TikTok se volete vedere vari tutorial e cose. L'unica tips che posso darvi, che vabbè, vedrete un mini pezzo in cui inizio a tingermi dal giallo in realtà, di tingere quando fate gli split hair dal sotto in su, per evitare di macchiare questa parte di qua dei capelli, la parte opposta. E niente, tutto qua. Ta-da! Io spero vi piacciono, io li amo. Tra l'altro riuscirò a registrare questa parte vicini permettendo, perché c'ho quel mongolo del mio trapper qua dietro che sta urlando da stamattina, e quelli di sopra che stanno facendo un bordello assurdo, quindi questo tutto quanto appunto vicini permettendo. Che ne pensate? Allora, qua è tintato con un riflesso lime e lo adoro. La tinta di Overton ha lasciato un riflesso, non so se lo vedrete, leggermente bluastro, viola, per via che secondo me devo dare un'altra passata. Spero che durino molto queste tinte qua, che non vada via in pochi lavaggi, perché non lo so, poi non saprei più come toglierlo, quindi spero duri abbastanza. Però devo dire che mi piace un sacco, abbastanza uniforme, mi piace un sacco anche questo taglio con le ondine. Ditemi che ne pensate. Sto infississima con un blush arancione, quindi non lo so, mi piaceva questo stile. Tra l'altro, prima che me lo chiediate, quello che sulle labbra è una nuova tinta di We Makeup che amo. C'è questo nude pescato, è bellissima, adesso vi dico subito il colore perché me lo sono dimenticata. Allora, appunto, una delle tre nuove uscite, questa qua è la 15 di We Makeup. Ringrazio We Makeup per il dono perché è bellissimo. E tra l'altro, vedendomi con un sopracciglio giallo, questa qua è un'altra tinta labbra di We Makeup che ho preso apposta per i trucchi e per farmi anche le sopracciglia,
un Lella d'oro. Sto pensando, fatemi sapere qua sotto nei commenti, di decolorare le sopracciglia, vedermele bionde, e tanto lì poi posso mettere ovviamente un brow pomade sopra, quindi comunque posso averle di qualunque colore. Non lo so, vorrei provarle ad avere bionde perché devo dire che questo lato mi sta piacendo un sacco. Non lo so, ditemelo nei commenti. Tra l'altro vi ringrazio per il supporto sotto l'altro video, sono molto felice che la cameretta vi sia piaciuta. E anche l'idea dei video sulla Law of Attraction e altri discorsi di vita vissuta, buttata, la mia. Nulla. Spero appunto che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like, un commento se vi piace anche il colore. Io devo dire, lo adoro, cioè mi sento veramente una figa atomica. Devo dire che mi piaccio tantissimo, stranamente mi piaccio. Quindi ditemi che ne pensate. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. E niente. Comunque nessuno di voi l'aveva indovinato. Nulla, lasciate un like, seguitemi, attivate la campanella delle notifiche perché sto tornando, lo giuro, questa volta lo giuro, più attiva che mai. E noi ci vediamo al prossimo video perché questi qua dietro non mi permettono di registrare un video in santa pace, quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Bye!